Scopri la tua presenza, mi uccida la tua vista e la tua bellezza. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza e la figura. L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al sud, declinare stanco, e lascia la tua luce in me. Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della tua figura. Con la bocca dell'amore, raccoglimi dalla terra come un fiore, come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita. Conosci, non puoi dubitare, tra mille affanni non sono andata via. Rimani qui al mio fianco, sfiorandomi la mano, e lascio la mia vita a te. Sai che la sofferenza d'amore non si se non con la presenza della tua figura, musica silenziosa della solitudine che ristora e che innamora, come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia. Della tua figura.
Bravissima. Allora, grazie, con fate l'applauso che se lo merita. Lo stramerita. Io sono non essere una... esagerata. No, io sono una tua ammiratrice, lo sai. Ci dobbiamo sedere? Sì, ma cara. Forse se sto in piedi è la stessa cosa. No, dai. Allora, no, dai, io tu lo sai che ti amo molto, che ti stimo moltissimo e mi piace. Sai, mi accusano di fare sempre troppi complimenti, ma a parte che sono proprio così di natura, non riesco a non farli. Grazie. Ma soprattutto quando incontro persone come te, beh, non ne posso fare a meno. Lei con la voce fa ciò che vuole, come nessuna. È uno strumento. So che hai fatto per esempio delle esperienze, musiche religiose, hai fatto quasi, sì. Ti avvicini alla musica classica, anche se vuoi che non lo dica, musica cosiddetta di confine. Sì. Io però voglio tornare un po' indietro nel tempo, posso? Sì. Prego. Ecco, e sì. Voglio far vedere questa clip che racchiude un pochino, voglio dire, un pochino la carriera, insomma. Andiamo agli estremi, queste due canzoni che sono stupende, vediamo. Dov'è il mio punto debole? Divento incandescente. Questa immagine mi piace perché mi trovo un po' androgina, no? Per me l'androginia è molto importante. Anche questo ho ricercato. Insomma, ho cercato di avvicinarmi all'androginia, però. Tu sei molto bella, eh? Sembro mio fratello. Hai un fratello così bello? No. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. No, aspetta. Voglia di remare. Noi ci siamo, ci stiamo. No, scusa, Per vedere da cantala. Era carinissima. A me piaceva, no, guarda, preziosa, non hai idea. No, mentre non deliziosa. So se avete sentito, mentre andava la canzone, lei ha fatto una cosa che non la fare più. No, hai fatto non i gabbiani. Non ci penso nemmeno. Non lo fai da scusi, no? No, dai, prima c'era. Ha fatto i gabbiani! No. Con delle note impossibili, vabbè, non lo fa più. Guarda, posso raccontare, l'altro giorno sì. Era al supermercato. Eh. Un bambino così mi è venuto proprio incontro, mi stava saltando addosso e mi fa. Ho detto. Tu sei il più bravo. Era un ragazzino l'altro giorno. Mamma mia! Queste sono note impossibili. Guarda, ma neanche un neonato, ma che scherzi. Adesso vi faccio. Questo è un gioco, non sono è un note, gioco, sono però... giochi no, beh, per divertimento sono... vocale. E falle fare a me, avanti, giochiamo. Sì, secondo me adesso non lo facciamo qui in diretta, però se tu vai a ci proverò a casa, ma è difficile. Invece adesso io vorrei la vostra attenzione, per favore. Guardiamo questa brevissima clip, il pezzo si chiama L'addio. Ascoltate, guardate l'estensione mostruosa di questa donna. Oh mamma, vediamo. No, un circo da pochissimo. Domani, un circo. No, no, musicalità vera, voce bella. Vediamo. Alla fine dell'estate, come in un romanzo, l'eroina visse veramente guardavamo le rondini sfrecciare in alto e verticale, ogni tanto un'aquilona nell'aria curva dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel questa è una sarà, romanza sarà è anche una un romanza sì sarà per esempio, anche un gioco
quando oggi diciamo abbiamo fatto un disco, mette una tournée di aria da camera, eccetera, eccetera. Questa, per esempio, è una canzone, è un'aria da camera, è un'aria, ecco. Certo. In fondo, anzi, questa è una pesante aria da camera. Sì, molto pesante. Invece il disco che ho fatto... No, nel senso, pesantissima, perché un'estensione così... A me ricordo un po' Ima Suma, che era una cantante peruviana, che aveva una ventina di ottave. Non lo so perché io non mi sono mai preoccupata di questo. Non si è mai misurata. Sempre preoccupata, maestro, di una cosa più importante. Scusa, lo so. Una curiosità mia. Maestro, scusi, con la sua solita classe. Lei che è un grande musicista, che ha l'orecchio assoluto, ce l'ha assoluto lei? Parzialmente. Quasi assoluto. Che nota è? Mi fa vedere sul pianoforte. Una nota alta, un'altra. Fa sentire. No, lei arriva molto più in alto. Come più in alto? Più in alto. E non ce ne sono. Ma non ce ne sono più. Ha la voce più alta. Dai, davvero. Oltre il fa. Oltre qualsiasi nota possibile da uno strumento. No, ho detto che è un gioco, sa. Stiamo giocando. Allora, adesso parliamo di questo connubio con un grande maestro Battiato, no? Sì. Che ha scritto per te questa bellissima canzone. Sicuramente lui era un po' innamorato della tua voce, delle tue capacità vocali, no? E c'è stato questo incontro bello. È stato un grande incontro, io penso che Franco, siccome è Ariete, sai come sono gli Ariete, come si innamorano e poi si disinnamorano, però senz'altro è stata una cosa grandiosa l'incontrarci. Bell'incontro, è nata questa canzone stupenda che tu ora canterai. Tante canzoni, abbiamo fatto un album, poi Un'estate al mare, e questo brano che io canterò adesso non l'ho mai tolto dai miei spettacoli, dai miei concerti, perché io continuo a fare i concerti, magari non faccio dischi perché adesso la situazione è quella che non mi importa molto fare dischi, però soprattutto mi interessa fare gli spettacoli. Questo è un brano che non ho mai tolto dagli spettacoli. Bene, allora Giuni canterà ora questo brano bellissimo, Lettera al governatore della Libia. Giuni Russo. Ci vediamo sul finale. Sì, ma Platinette, cosa vuoi?
Ma no, cosa sai vuoi? Cosa lei dice? È ma il non mio è... momento? No, non ecco, è una mancanza. Tocca a me. Sentivo d'essere cacciata. No, io... Va bene. No. No. Dopo queste meravigliose esibizioni, non tocca a me. Ancora no. No, no, perché giustamente. Vado via, tengo la borsetta per dopo. Parrucca per l'altro lavoro, quello della barba. Scusa. Va bene, sì. Ciao, arrivederci. Ciao, no, vieni qua. No, vieni qua. Perché bella, so bella. Che tu hai. Scusate, posso fare una cosa? Sì. Anche a nome di tutti i telespettatori, visto che è la terza puntata e visto che questa esibizione della signora Russo ci ha un po' tutte commosse, allora io mi inginocchio come tutti i telespettatori davanti a tanto talento. Oh, amore, grazie! Questa è una cosa molto bella per... Adesso se ci fosse un vigile a tirarmi su ne sarei anche lieta, no. Grazie. Adesso tirarti su praticamente è una tragedia. Meno male che non abbiamo chiamato la protezione civile almeno per stasera. Va bene, allora, a dopo! No, no, scusa, dimmi, scusa, cara, però. Sì, ci vediamo lo sul devo finale. Dire. No, no, dimmi. Lo devo dire. Sì. Dovevamo cantare una canzone della Rodriguez. Sì. Ah, che fine ha fatto? Io non l'ho provata. No, no, è perché... È che tu non vuoi cantare con me. No, è che il portoghese è come un po' l'inglese, sembra un po' romagnolo. Ho avuto qualche problema nel... Perché non facciamo una cosettina così improvvisata? Di proprio? Casa nostra. Sì, vediamo. Napoletana. Di... Ah, ecco, hai capito. Dai, così a cappella, come si dice, no? È veramente improvvisata, diciamolo. Cioè... No, ma non voglio perdere l'occasione di cantare con te, dai. Come bella montagna è stata, bella così, nulla c'è vista, nave ma pare la signora. Questa luna tu canucchiagne chiagnere a me vai tu stanotte restare voglia te voglia te che sto nata vorrà ora sì bravo grazie grazie bravissime bravissime grazie. Bravissime beh. Bene, grazie a Giuni Russo, sì, è stata meravigliosa. Mi dissocio, vi lascio fra voi dire, no, litigate bene. Grazie, cara. Vedi, tu sei signori, gran finale! Io vorrei chiamare qui sul palcoscenico Angela Brambati, Giuni Russo e la grande Thelma Justo. Prego. Paese mio, stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia, paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà?
soprattutto, questa grande interprete, Thelma Houston.